Ciao tifosi nerazzurri, bentornati sul nostro canale di notizie sull'Inter. Se sei nuovo qui, ti chiedo di iscriverti al canale, perché qui hai notizie dell'Inter aggiornate tutti i giorni, non perdere tempo e unisciti a noi. Oggi ho una notizia entusiasmante da condividere con voi. Sappiamo di avere ancora 5 posti liberi in rosa ed è ora di rinforzare la squadra con giocatori incredibili per raggiungere traguardi ancora più alti in questa stagione. Serve un attaccante per onorare la maglia che fu Lukaku, e sembra che Scamacca sia il nome perfetto per quel ruolo. Ha il talento e la spinta che stiamo cercando. Inoltre, stiamo guardando a un centrocampista per sostituire Gagliardini, e tutto fa pensare all'arrivo di Samardžić. Immagina la classe e l'abilità che questo giocatore può aggiungere al nostro centrocampo, sarà un giocatore chiave nelle nostre vittorie. Abbiamo ancora 2 portieri da portare in squadra e la qualità sarà garantita con Sommer. Non possiamo lasciare Varchi in difesa, e lui sarà fondamentale per mantenere inviolabile la nostra porta. Lascia il tuo like al video per non perderti nessun dettaglio da queste parti. A proposito di difesa, dobbiamo colmare il vuoto lasciato da Skriniar e, per questo, abbiamo un'entusiasmante nuova aggiunta, Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese ha brillato al Bologna ed è reduce da una parentesi all'Arsenal. Immagina quanto sarà solido e affidabile il nostro settore difensivo con lui in campo. Sappiamo però che non sarà facile portare Tomiyasu, ma il nostro consiglio non lesinerà sforzi per portare questo talento all'Inter, è il tassello mancante per chiudere la nostra difesa con una chiave d'oro. Quindi dimostriamo la nostra passione e il nostro supporto per l'Inter con nuovi grandi acquisti, siamo più vicini a vincere i titoli che desideriamo così tanto. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare quel like per rafforzare ancora di più la nostra community. Ora, voglio sentire la tua opinione. Commenta qui sotto cosa ne pensi dei possibili acquisti e di come la nostra squadra si è rafforzata per vincere tutto quello che ci aspetta. Ci vediamo nelle prossime news, e forza Inter sempre!